Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6. In apertura eh, ci occupiamo del nuovo eh, questore di eh, Pescara. Si tratta di Francesco Guglielmo Misiti, 60 anni di eh, agrigento e prende, prende il posto di eh, Paolo eh, Passamonti, andato in eh, pensione. Conosciamo meglio il nuovo questore nel servizio di Paolo Renzetti. E Francesco Guglielmo Misiti, il nuovo questore di Pescara, da oggi prende il posto di Paolo Passamonte, andato in pensione il 31 dicembre scorso. Agrigentino di nascita, 60 anni, il neoquestore del capoluogo Adriatico arriva da Massa Carrara. Nel corso della sua carriera Misiti ha diretto importanti uffici investigativi delle questure di Trapani e di Palermo, tra i quali la sezione antimafia della questura palermitana, dove ha contribuito in maniera determinante alla cattura di numerosi boss mafiosi. Innanzitutto il sistema sicurezza. Il sistema sicurezza come avete visto negli ultimi tempi è stato rafforzato moltissimo. Vuoi per i profili antiterrorismo, vuoi per i profili anche di tranquillizzare il cittadino mh, quotidianamente. È chiaro che eh, Pescara è una grossa realtà risente della vicina Albania, quindi anche da lì dobbiamo verificare un attimino l'andamento del fenomeno di ingresso delle, dei cittadini, dobbiamo anche verificare eventuali eh, aspetti criminogeni che riguardano sia il, mh, i nomadi, perché la maggior parte dei del, del reati pre, predatori un attimino risente di questi, eh, di questi insediamenti di Rom. Sia i profili che di più ampia portata, che su quello chiaramente avrò modo di confrontarmi col capo della mobile, e profili criminali di più ampia portata che non siano i semplici reati predatori. Per quanto riguarda i profili dell'immigrazione, è sotto gli occhi di tutti il, 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 il sistema di sicurezza messo in campo a capodanno ultimo. Che ha impegnato molta della, della polizia, sia come forze di polizia che come carabinieri e guardie di finanza. Va da sé che il fenomeno dell'immigrazione va attenzionato a tutti i livelli, il fenomeno dell'immigrazione clandestina va visto anche sotto il profilo antiterrorismo. È chiaro che è una sfida grossa a livello nazionale, che chiaramente poi si riflette a livello provinciale. I carabinieri di Castel di Sangro hanno avviato un'inchiesta sul feto abbandonato la sera di Capodanno in una terrazza di un albergo sempre della stessa eh, cittadina in provincia dell'Aquila, eh, albergo trasformato in un centro di accoglienza per rifugiati. Ad abbandonarlo sarebbe stata una ragazza nigeriana di 20 anni, ospite dell'albergo, la quale dopo aver abortito avrebbe nascosto il feto in una busta e l'avrebbe lasciato in un angolo della eh, terrazza. La ragazza è arrivata in Italia, a settembre scorso, con altri profughi a bordo di un barcone e da alcune indiscrezioni eh, potrebbe eh, essere stata indotta da terze persone ad abortire. I sanitari del 118 hanno trovato la ragazza sofferente a letto e sul balcone un sacchetto con il feto di 18 settimane con ancora il cordone ombelicale attaccato. La donna è stata trasferita all'ospedale di Sulmona intorno alle 22:30 e sottoposta a un delicato intervento um, chirurgico comunque riuscito. Sono stati um, gli stessi operatori del 118 a informare i carabinieri. I militari dovranno ora capire se la ragazza ha avuto un aborto spontaneo o se è stata aiutata da qualcun altro a farlo con l'intenzione di nascondere il feto. Non c'è né allarme di contagio per altre persone né necessità di profilassi per la, eh, per la meningite eh, pneumococcica che ha colpito l'uomo di 84 anni ricoverato all'ospedale di Sulmona dal 28 dicembre scorso Ne ci sono collegamenti con i casi registrati in Toscana. Lo precisa la direzione della ASL1 al fine di eh, prevenire e scongiurare allarmismi e infondate preoccupazioni. Il tipo di meningite di cui e affetto il paziente, dichiarano i medici che lo assistono, non richiede né profilassi antibiotica né vaccinazione proprio perché non c'è pericolo di diffusione. L'uomo, eh, come confermato dai riscontri di laboratorio, è affetto da una grave eh, infezione alle meningi, attualmente è in prognosi riservata, in pericolo eh, di vita e viene trattato con tutte le procedure di sostegno previste e eh, con la relativa eh, terapia farmacologica. Ora cambiamo decisamente pagina in attesa di essere trasferito in carcere di Pescara Sandro Boiocchi accusato di omicidio volontario per aver iniettato 15 fiale di eparina nel corpo della madre la mattina di Natale. Per lui ci potrebbe essere anche una perizia psichiatrica. Il legale dell'uomo, Pasqualino Paolini, ha parlato di un gesto fatto da un disperato, il servizio di Alfredo Primante. Potrebbe essere sottoposto a perizia psichiatrica Sandro Boiocchi, 51 anni, che la mattina di Natale ha iniettato nel corpo della madre, 74enne Lucia Zafenza 15 fiale di Eparina provocandone la morte. Pasqualino Paolini, legale dell'uomo che al momento si trova ancora ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Pescara, si prepara anche a chiedere che Boiocchi venga trasferito in una struttura in grado di recuperarlo, soprattutto dal punto di vista mentale, dopo che il GIP del Tribunale di Pescara, Antonella di Carlo, a seguito dell'interrogatorio di garanzia in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere, ne ha disposto la custodia cautelare nel carcere di San Donato con l'accusa di omicidio volontario. Aggravato dal vincolo di parentela e dall'avvelenamento. Boiocchi, qualche ora prima dell'interrogatorio di garanzia, aveva confessato il delitto della madre, gravemente malata di Alzheimer, al PM titolare dell'indagine Annarita Mantini. Un dramma della disperazione, quello che è emerso dal racconto dell'uomo e dalla ricostruzione fatta dai carabinieri. Boiocchi, infatti, è vittima di un forte stato depressivo anche a seguito della perdita del lavoro, come commesso in un supermarket. Il giorno di Natale, dopo aver iniettato le dosi letali nel ventre della madre, si è allontanato da casa con la macchina, vagando per due giorni in città, per poi essere ritrovato il 27 in stato di incoscienza sulla banchina sud del porto di Pescara, dove aveva anche tentato il suicidio. A bordo dell'auto, una tanica di benzina con cui avrebbe voluto dare fuoco a casa, diversi farmaci che ha assunto per farla finita e biglietti di scuse ai familiari per il gesto compiuto. Un giallo risolto in maniera casuale. Della morte della donna infatti si è accorto il fratello dell'assassino solo nella tarda serata del 25 e in un primo momento nessuno, nemmeno il medico che ha redatto il certificato di morte per cause naturali, si è accorto di nulla. Poi, il 27, la denuncia del fratello per la sparizione di Sandro, che non ha partecipato ai funerali svolti regolarmente. A questo punto c'è stato l'intervento dei carabinieri che, dopo aver intracciato Boiocchi grazie alla segnalazione della Polizia di Frontiera, hanno bloccato la tumulazione della donna. La successiva autopsia ha confermato quanto sospettato e successivamente confessato da Sandro Boiocchi, nel frattempo ricoverato in ospedale. Un dramma legato anche al degrado sociale, infatti nell'appartamento di via Cristoforo Colombo a due passi dal porto i due fratelli e la mamma vivevano in condizioni di forte disagio, di cui probabilmente molti erano a conoscenza, in primis gli altri due figli della donna e poi i vicini di casa, ma che non era stato segnalato ai servizi sociali del comune. Da qui l'appello dell'assessore al sociale di Pescara Antonella Allegrino a rivolgersi agli assistenti sociali per evitare il ripetersi di simili tragedie. Ancora la cronaca, ci spostiamo nell'Aquilano, arrestati due uomini che preparavano e spacciavano droga all'interno di una casa inagibile dal terremoto del 2009 nella frazione Aquilana di Paganica, Giorgio Alessandri. Due uomini, un 50enne ed un 43enne, che producevano e confezionavano droga in un'abitazione inagibile a causa del terremoto nella frazione Aquilana di Paganica, sono stati arrestati al termine di un inseguimento effettuato dagli uomini della squadra volante. I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati intercettati a bordo di una utilitaria. Alla vista della volante si sono dati alla fuga, durante la quale il passeggero ha gettato dal finestrino degli involucri di cellofan ed una scatola letta verde che si è poi scoperto contenere sette involucri di cocaina per un peso di 4 grammi. Una volta bloccata l'auto hanno provato a scappare a piedi ma sono stati fermati dagli agenti nonostante le lesioni riportate a seguito di una breve colluttazione. Sul posto sono giunte anche altre pattuglie in aiuto. I due uomini sono stati trovati anche in possesso di denaro contante per un valore complessivo di 1875 euro provento dell'attività illecita. La perquisizione domiciliare effettuata nell'abitazione di residenza di uno dei due arrestati ha permesso di rinvenire materiale per la fabbricazione e il confezionamento della sostanza stupefacente. In particolare un bilancino di precisione digitale, due tazzine di porcellana, con all'interno della polvere bianca, successivamente analizzata e identificata per LSD, vari involucri di cellofan pronti per il confezionamento, un pezzo di sostanza stupefacente dalle caratteristiche dell'hashish per un peso lordo di circa 11 grammi ed una dose di marijuana. Su disposizione del pubblico ministero di turno sono stati portati in carcere in attesa dell'udienza di convalida. È sempre viva la polemica circa l'aumento dei pedaggi autostradali. Autostrada dei Parchi, dopo gli attacchi da parte delle associazioni di categoria e dei consumatori, si difende parlando di polemiche strumentali e abitudinarie. Continua la polemica sugli aumenti tariffari nelle autostrade della nostra regione, in particolare sulla A24 e sulla A25 gestite da Autostrada dei Parchi. La posizione delle associazioni di categoria resta fortemente critica con la Confartigianato Abruzzo che definisce inaccettabile l'aumento tariffario. I pedaggi di A24 e da 25 sottolineano il direttore dell'associazione Daniele Giangiulli e il presidente di Confartigianato Trasporti Abruzzo Gabriele Sillari, negli ultimi 13 anni sono aumentati del 187% Tariffe spropositate soprattutto se si considera, scrive l'associazione, che si tratta di autostrade vecchie ed insicure. La cosa ancora più assurda, conclude la nota, è che tutto ciò accade nel silenzio assordante della giunta regionale del presidente Luciano D'Alfonso. Non si è fatta attendere la replica di autostrada dei parchi, che sottolinea come l'aumento maggiore sia di 30 centesimi e riguardi le tratte più lunghe. In particolare la Roma-Chieti-Pescara, che passa da 19,10 euro a 19,40 euro. Nell'area intorno all'Aquila continua la nota del gestore autostradare, il massimo dell'incremento pari a 10 centesimi è per il tratto l'Aquila-Est-Avezzano, mentre non ci sarà nessun aumento nella tratta l'Aquila-Ovest-Avezzano, grazie ad un meccanismo di norme che prevede una soglia minima sotto la quale si fa un arrotondamento per difetto dell'aliquota. Anche i pendolari che da Pescara devono raggiungere l'Aquila uscendo a Bussi, scrive ancora Autostrada dei Parchi, troveranno invariata la tariffa della tratta. Il gestore parla di polemiche strumentali e abitudinarie davanti a incrementi molto contenuti, ricordando ai pendolari che esiste sempre la possibilità di abbattere fino al 20% il costo dell'autostrada per chi possiede un telepass. L'ennesima stangata è servita a danno degli utenti delle autostrade DA e per Roma, ma adesso la regione deve eh, intervenire perché eh, è forte il rischio che l'intero sistema economico regionale eh, perda di competitività. Così il presidente della Fita CNA Abruzzo Gianluca Carota eh, bolla il rincaro dell'1,62% che a partire da ieri devono sopportare automobilisti e camionisti che percorrono le autostrade A24 e A25 gestite dalla strada dei parchi SPA in direzione della capitale. Si tratta di un aumento più che doppio rispetto a quello accordato dal governo mediamente per le altre autostrade che è stato dello 0,77% e che è ormai diventato l'appuntamento fisso di ogni capodanno. La giunta regionale presieduta da Luciano D'Alfonso ha disposto un intervento finanziario pari a 400.000 euro a favore delle province per l'attuazione del Piano Neve 2016-2017 e ne ha previsto la ripartizione al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio regionale. Nel dettaglio sono stati destinati 120.000 euro alla provincia di Chieti, 100.000 euro a quella di Teramo, 90.000 euro a quelle di Pescara e dell'Aquila. Inoltre, alle stesse amministrazioni provinciali. La Giunta regionale ha concesso un contributo straordinario per l'anno 2016, pari a 100.000 euro, al fine di garantire la fruibilità delle strade provinciali dei comprensori sciistici, così di seguito ripartito. 60.000 euro da suddividere equamente tra le province di Chieti e Pescarra per la viabilità che conduce agli impianti sciistici di Passo Lanciano, 25.000 euro a favore della provincia dell'Aquila per la viabilità che conduce agli impianti presenti nella Stessa provincia e 15.000 euro a, fav a favore della provincia di Teramo per la viabilità che conduce agli impianti di Prati di Tivo. Infine, la Giunta regionale ha stabilito che le predette somme saranno erogate alle amministrazioni provinciali con le seguenti modalità: il 50% dell'importo complessivo a conclusione degli atti di impegno conseguente all'adozione della deliberazione e il restante 50% successivamente all'invio al servizio reti ferroviarie e viabilità e impianti fissi della rendiconto delle spese sostenute. È arrivata alla fine dell'anno la proroga della commessa IMPS per il call center Aquilano che gestisce il servizio di assistenza ai cittadini, salvi per ora oltre 500 posti di lavoro. Fine anno con il fiato sospeso per gli oltre 500 lavoratori del call center aquilano che gestisce, per conto di Trascom, la commessa del servizio agli utenti di IMSS, e ed Equitalia. Commessa scaduta a fine anno di cui fino all'ultimo era incerta la proroga. Proprio nelle ore in cui a Roma falliva la trattativa tra sindacati ed Almaviva, con conseguente licenziamento di 1.600 persone, sempre dalla capitale è arrivata l'attesa notizia della proroga della commessa Trascom per la gestione del call center IMS. Hanno tirato un sospiro di sollievo i migliaia di lavoratori impiegati in Italia, più di 500 all'Aquila, che continueranno a lavorare per altri sei mesi in attesa del bando per la nuova commessa che, ha ribadito la senatrice del PD Stefania Pezzopane, dovrà rispettare le norme innovative contenute nel Codice degli Appalti e la legge di bilancio 2017. Si tratta in particolare della clausola sociale e dell'esclusione delle spese per il personale dal massimo ribasso, utili per tutelare i livelli occupazionali, ma anche la qualità del servizio che si garantisce solo attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite dai lavoratori. Comprendiamo, conclude la senatrice del PD Pezzopane, e sosteniamo ogni ragione finalizzata alla trasparenza delle procedure e alla prevenzione di ogni sospetta forma di corruzione, ma, conclude, non siano i lavoratori a pagare i ritardi, errori o presunte illegalità. Medaglietta ricordo del comune per il primo nato del 2017 all'ospedale Mazzini di Teramo. Si tratta di Matteo quasi di quattro kg, venuto alla luce ieri mattina alle ore 8.43. Vediamo. Benvenuto 2017, benvenuti ai suoi neonati, l'Abruzzo celebra l'arrivo dei nuovi nati come segno benaugurante, Pescara in Corona Noemi, Teramo celebra Matteo, ma il vero primo classificato è Filippo, nato all'ospedale di Chieti alle 3.05 del nuovo anno. Nella mattinata il sindaco Maurizio Brucchi è andato a dare il benvenuto a Matteo, nato alle 8.45 del primo gennaio e figlio di un assessore del comune di Crognaleto. Matteo che è, diciamo, è un teram... Mano, però ha il papà che è assessore al comune di Crognaleto, quindi viene dalla montagna e origini diciamo, del nostro eh, entroterra. Poi ci sono altre due bimbe che sono nate subito dopo Matteo e sono entrate una di Castelli e un'altra di Cortino, quindi c'è diciamo, un po' la montagna che si ripopola dopo si dice tanto insomma che c'è questa tendenza ad allontanarsi dalla montagna. Una bella, sempre una bella giornata questa. Oramai sono. Più di otto anni che vengo a salutare il primo nato, insomma ogni volta è sempre un piacere eh, dare il benvenuto in questo, nella nostra città, in questo caso, ma dice in questo, al mondo a questi bimbi, cercando come dico sempre di svolgere meglio il nostro compito nel far sì che le condizioni che dobbiamo creare, io come sindaco di Teramo, l'amico Peppino D'Alonso come Sindaco di Trognaleto, noi come amministratori cercare di, come dire, di fare il massimo perché poi questi bimbi trovino tutte quelle... Eh, quelle necessità, quelle, quelle possano, insomma, si possa dare risposta alle loro esigenze da quando nascono, fin quando crescono, poi vanno a scuola e così via, quindi, però, questo è un impegno che cerchiamo di assolvere sempre con grande determinazione, poi qualche volta ci si riesce, qualche volta no. I commercianti si preparano ai saldi che partiranno il prossimo 5 di gennaio. A Pescara, per rivitalizzare il centro commerciale naturale e al via un cambio degli orari di apertura dei negozi, il servizio di Francesca Romana Testi. Quasi una famiglia su due, il 45%, approfitterà dei saldi, ma con acquisti mirati e un budget che scenderà di circa il 5% rispetto allo scorso anno, senza superare in media i 175 euro a famiglia. Sono queste le stime del Codacons secondo le quali i saldi sono di fatto già partiti in un negozio su tre in tutta Italia e nonostante l'inizio sia previsto nella maggior parte delle regioni per il prossimo 5 gennaio, gli esercenti applicano già sconti medi dal 20 al 40%. L'anticipo dei saldi purtroppo è, avviene tutti gli anni che è, si, si nascondono in attività, promozioni, qualcosa di diverso ogni volta e vengono sempre più anticipati e il lavoro si, si ferma molto prima del, del dovuto. La problematica è quella della, delle date dei saldi che sono troppo anticipate, bloccano il lavoro, soprattutto per chi come noi è legato a fattori meteorologici tipo la neve. Che ancora arriva, per esempio, quest'anno e ci troviamo fra pochi giorni ad affrontare già la problematica di fine stagione, quando la stagione ancora non comincia. Quindi, a mio modo di vedere, le date sono da posticipare sicuramente almeno a fine gennaio. Per il CodaCons, alla base della mancata ripresa delle vendite, l'eccessiva vicinanza tra le festività natalizie e anche l'influenza del commercio online. Proprio sull'anticipo della data di avvio e sulle difficoltà del commercio in tempo di crisi si snoda l'insoddisfazione dei commercianti di Pescara che se da un lato patiscono la concorrenza dei grandi centri commerciali dall'altra provano a mettere in campo nuove strategie. Devo dire che fortunatamente anche avendo aperto da poco, quindi l'8 di dicembre... C'è stato un bel flusso di, di gente anche sotto le festività, anche dovuto al, fa, al tipo di attività che, che abbiamo e abbiamo riscontrato un grosso successo, soprattutto nel periodo dei festivi e nei giorni successivi ai festivi dove le persone si sono sedute molto volentieri. Noi abbiamo aperto questa Enoteca Wine Bar proprio per abbracciare la più alta percentuale di, di, di persone, quindi da una bottiglia in vendita, un pacco natalizio, i famosi cesti di, di Natale fino alla somministrazione di, di, di bicchieri, quindi fare anche da, da Wembare uno stuzzichino e ampliando questa offerta naturalmente abbiamo lavorato, lavoriamo bene. Noi cerchiamo sempre di trasmettere questo affetto nei loro confronti, sempre con la nostra passione e nella ricerca del nostro cibo, È il nostro cibo che si basa esclusivamente sulla tradizione, perché soltanto con la conoscenza delle nostre tradizioni possiamo dar valore ai prodotti della nostra terra. È stata sottoscritta la convenzione tra l'Agenzia Sanitaria Regionale e il Dipartimento di Medicina Clinica e Sanità Pubblica dell'Università dell'Aquila per la realizzazione di un progetto di studio tra i primi in Italia che punta alla creazione di un sistema di sorveglianza per il monitoraggio degli effetti sulla salute delle popolazioni colpite da calamità naturali. La comunicazione sullo stato di salute e sui rischi per la salute della popolazione colpita a... Da un evento disastroso, commenta l'assessore regionale Silvio Paolucci, di importanza strategica per il buon esito dell'assistenza. Ora proseguiamo. Oggi ricorre il novantesimo anniversario dell'unificazione eh, dell di Castellammare Adriatico e Pescara. Andiamo ad ascoltare il presidente del Consiglio Comunale eh, Blasioli. 90 anni, meno di un secolo per la città di D'Annunzio. L'anniversario ricorre oggi anche se tante sono state le tappe del suo percorso, che si concluse in effetti l'11 gennaio con l'annessione di Castellammare. Per l'occasione è stato convocato un consiglio comunale straordinario. Un processo che comincia nel 1884, quando per la prima volta D'Annunzio scrive della ipotesi di unire Castellammare e Pescara tra di loro, e poi tante altre tappe fino a. Per esempio nel 1918, quando i due comuni in maniera separata votano uno stesso ordine del giorno per formare un'unica città che doveva prendere il nome appunto di Aterno e non di Pescara. Il 6 dicembre del 1926 il capo del governo Benito Mussolini crea in Italia 17 province, quindi non è soltanto la nostra provincia di Pescara, 17 province e tra queste province naturalmente c'è anche la nuova provincia di Pescara e la città prenderà proprio il nome di Pescara anziché di Aterno. In realtà per Castellammare fu una vera e propria annessione ma del resto non poteva non essere così, considerato che Pescara aveva una storia molto più lunga, invece Castellammare aveva una vita di soltanto 120 anni, nacque infatti nel 1807 quando c'è stata appunto la rivoluzione amministrativa dei francesi del regno, delle due, del regno delle due Sicilie e Castellammare decide, per non pagare i debiti di Pescara, di separarsi e di fare un comune a sé e in quel momento i comuni presenti sul nostro territorio erano addirittura tre. Pescara, Castellammare e San Silvestro. Quindi, insomma, è una storia molto lunga. Certo è che il 2 di gennaio è una data importante, ma lo è ancora di più quella del 12 di gennaio, perché poi il Reggio Decreto venne pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 e il 12 proprio entrerà in vigore. Il 12 di gennaio Così come in ogni ricorrenza con cifra tonda, anche il Consiglio Comunale di Pescara terrà un Consiglio Comunale solenne per ricordare l'unificazione della nostra città. Apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con questo servizio di Paolo Renzetti che fa il punto in Casa Pescara Calcio. Almeno quattro rinforzi, meglio se cinque. Massimo Oddo chiede per il 2017 ai suoi dirigenti un difensore due punte, se non tre, ed un mediano. Già lavoro al poggio degli Ulivi da qualche giorno. Guglielmo Stendardo, che ha svolto i primi allenamenti con i nuovi compagni, previste però anche diverse partenze. La notizia del giorno è l'arrivo dell'attaccante ex Virtus Lanciano, ma di proprietà della Juventus Alberto Cerri. Partirà il portiere Mirko Pigliacelli, che ha qualche richiesta dalla Serie B e dalla Lega Pro. In difesa dopo Stendardo si punta ad un altro centrale di esperienza, piace Cesare Bovo del Torino. Le alternative sono quelle di Crainch, Mattiello e Andreolli. Sempre per la difesa sono dati invece in partenza Dario Zuparic, Andrea Coda e Davide Vitturini. Se dovesse andare via a gennaio Francesco Zampano il Pescara avrebbe già trovato il suo sostituto. Si tratta di Riccardo Fiamozzi, anche se però il Genova per il giocatore ex Pescara Chiede dei soldi a centrocampo. L'obiettivo è un mediano interdittore, quello di Marcel Buchel dell'Empoli. È un profilo che interessa il delfino, che segue anche Christian Ledesma per l'attacco. Ante Budimir è sempre un nome caldo. Con la Sandoria, l'accordo è sempre più vicino. Difficilmente raggiungibili per motivi diversi: Felipe Avenatti, uruguaiano della Ternana, e Federico Dionisi in forza al Frosinone. In uscita, Ray Manai che tornerà all'Inter mentre per Jean Christophe Beybeck si decide. Nelle prossime ore. Robert Muric rientrerà invece all'Ajax per fine prestito. Ma nelle ultime ore è rimbalzata una notizia in Casa Biancazzurra che riguarderebbe il possibile ritorno in società dell'ex direttore generale Giorgio Repetto, che era stato sollevato dall'incarico lo scorso anno per divergenze tecniche. C'è stato infatti di recente un riavvicinamento fra il presidente Daniele Sebastiani e l'ex capitano Biancazzurro che potrebbe anche precludere ad un suo clamoroso ritorno ritorno in società. E quello di oggi in effetti è stato il primo giorno di allenamento in bianca-azzurro per Alberto Cerri, tra poco vedremo, eccole qui le eh, immagini. Cerri ha disputato la prima parte di stagione in Serie B con la Spal, 15 presenze e un gol. Lo scorso anno è stato nel Cagliari di Rastelli, due stagioni fa ebbe un, un ottimo impatto al Lanciano con la maglia della Virtus prima di subire un infortunio al eh, ginocchio che lo tolse dal campo per svariati mesi. L'attaccante classe 96 arriva in dalla Juventus e sempre con il club bianconero. Il Pescara sta rifinendo altri due innesti, quello di un altro ex lancianese come l'attaccante senegalese Mame Babatiam e il ritorno del centrocampista, all'occorrenza anche difensore, Rolando Mandragora. Ulteriori sviluppi già da domani quando si riaprirà il mercato e saranno depositati i contratti di Cerri e Stendardo. A proposito di Stendardo, il difensore, eccolo qui, in nelle nostre immagini, si sta allenando regolarmente con il gruppo e si candida ad una maglia da titolare per domenica prossima contro la Fiorentina. Alla seduta odierna non hanno partecipato Verre e Zuparic, fermati dalla febbre, lavoro differenziato per Pepe, Ghiomber, Mitriza, Brugman, Campagnaro e Zampano. E ora scendiamo in Lega Pro con la riapertura del calcio mercato prevista per domani. Inizieranno le grandi manovre in casa Teramo, quasi una decina di giocatori lasceranno il club biancorosso che cerca elementi di spessore da dare al tecnico Zauli per far partire l'operazione Salvezza, il servizio. Repulisti in vista in Casa Teramo sarà un mercato di grossi cambiamenti quello che prenderà il via domani e non può essere altrimenti, per una squadra che ha giocato una pessima prima parte di stagione anche più di quello che la classifica dice, con un diavolo in piena zona play-out, a tre punti dalla salvezza ma anche a tre punti dall'ultimo posto il 2016 si è chiuso come peggio non si poteva, il pareggio incassato al 93 col Lumezzane e soprattutto la sconfitta in rimonta a Bassano, hanno esasperato il clima, quei giocatori che non ci sono voluti presentare in sala stampa dello stadio Mercante per commentare la sconfitta e le parole al veleno del vicepresidente Cimini verso di loro. Il DS Bolla ha parlato di necessità di cambiare giocatori che non sono da Teramo. Con questo clima c'è stato il rompete le righe in attesa di tornare al lavoro la prossima settimana. Il campionato tornerà il 22 di gennaio quando al Bonolis arriverà la corazzata Pordenone. Per allora ci sarà un Teramo rinnovato, non in panchina però qualcuno aveva ipotizzato che il il patron Luciano Campitelli potesse dare il secondo ben servito a Lamberto Zauli, quattro pareggi, quattro sconfitte e zero vittorie finora nel suo doppio mandato, salvo confermare che invece il Teramo proseguirà con l'ex tecnico del Sant'Arcangelo e con lui saranno condivise le scelte che dovranno ristrutturare la rosa. Tra i tanti giocatori a rischio c'è anche un fedelissimo di Zauli come Davide Peterman, tra le delusioni principali della stagione. Nello stesso reparto potrebbero lasciare Demetrio Steffè e Danilo Boulevardi, ma in quest'ultimo caso, visto il buon rendimento offerto, non sarebbe una bocciatura semmai un percorso di ascesa professionale in Serie B con la regia del Pescara. In difesa i nodi sono Caidi e Sales, l'ex Carrarese ha reso molto al di sotto dell'attese Caidi pagherebbe la presenza di Capitagno, ma privarsi di un giocatore legato alla piazza e che in questi anni ha dimostrato di essere di notevole affidabilità sembra un azzardo. Per l'attacco valigie pronte per Luca Forte. L'infortunio in pregiudicato la parentesi terramana di Jefferson che potrebbe tornare al latina. Dovesse restare Sansovini bisognerà prelevare un centravanti capace di giocare in tandem col sindaco. E sarà fondamentale non steccare i colpi in entrata in mediana dove servono come il pane e spazio esperienza e leadership per invertire la rotta. Finisce qui la seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.